che non avete ancora, perché proprio ieri pomeriggio ho sottoscritto la convenzione con Italfer per, allora, San Lorenzo nel 2009 ha portato a casa, ha fatto un progetto per l'utilizzo delle terre, delle rocce da scavo, ok? Quindi noi nel 2009 abbiamo avuto l'ok per poter utilizzare queste rocce da scavo della galleria, proprio quella lì di Poggi, per fare una viabilità alternativa via Civezza, quindi fare un raddoppio della strada provinciale. E nel 2009 abbiamo portato a casa appunto il progetto, ci hanno dato delle prescrizioni, ok, 5 anni ci abbiamo messo, 5 anni per adeguare i progetti alle prescrizioni. Quindi dopo tanto, ieri sera le ferrovie sono venute con la convenzione che abbiamo comunque sottoscritto, quindi direi che da lunedì, perché poi le abbiamo messo un pugno alle strette, perché loro avevano tempo, un tot di tempo per cominciare, ho cominciato altrimenti portate via tutto, perché c'era un po' continuare a restare le cose qui, quindi da lunedì in teoria le ferrovie hanno, diciamo così, potranno darci inizio lavori e quindi inizieranno a lavorare in questa galleria. Quindi mi auguro che almeno quello, cioè, questo tassello, vada avanti a scavare la galleria, perché la prima parte che hanno scavato hanno abbancato le terre nel rio, cioè nella zona del rio Inferno praticamente, no? Perché lì c'è un progetto del comune di San Lorenzo proprio per fare la zona artigianale di San Lorenzo al mare e nella zona del rio Inferno, che era la zona più degradata di San Lorenzo, e quindi con la possibilità di utilizzare queste rocce da scavo delle ferrovie e dai conteggi fatti, proprio tutto quello che veniva fuori dalla galleria Poggi serviva proprio per fare questo progetto. E quindi in questo progetto prevede quattro, la galleria Poggi, sì, la galleria che da San Lorenzo esce qui al Trino. Quindi vuol dire, questo progetto c'era, tutta la roccia, quindi tutto il sedime che usciva dalla ferrovia serviva per